Questa mattina i residenti di via Antonio Forni 39, a 2 settimane dall'incendio che ha seriamente danneggiato la loro palazzina, hanno protestato davanti alla sede del 10° municipio. Presenti in piazza anche esponenti dell'opposizione. Le voci da ascoltare sono tuttavia quelle degli abitanti di Ostia Ponente, cittadini di serie B ignorati troppo a lungo dalle istituzioni. Dopo 2 settimane dal 30, praticamente quelli del municipio, tutta la parte politica, non è intervenuto. L'unico intervento che hanno fatto, l'hanno fatto 3 giorni fa, lunedì scorso, sono venuti una ditta di pulizie a pulire le scale quando già abbiamo pulito noi, più hanno fatto la sanificazione prima di fare la bonifica, per cui la bonifica non è stata fatta da nessuno, nessuno è intervenuto, nessuno è venuto a vedere che puzza ci sta. Devono stabilire chi ha incendiato, chi è stata la causa che ha preso fuoco le cantine. Perché nelle case del comune queste cose non si fanno e nelle case private sì? Qualcuno ci deve dare una risposta e qualcuno si deve armare di santa pazienza a venire con noi a vedere in che condizioni stiamo vivendo. È stata fatta una mozione firmata da tutti che devono provvedere a tutti i problemi del via Antonio Forni. Non l'hanno fatto. I soldi non ce l'ha il municipio, ce l'ha il comune di Roma. Per cui devono chiedere al Comune di Roma, nella fattispecie alla signora sindaca Raggi, i soldi per ristrutturare tutto il palazzo. Adesso stiamo qui, ma la prossima volta senza autorizzazione veniamo e facciamo più casino. Dunque siamo qui a sostenere i cittadini come abbiamo già fatto in aula consiliare. Il problema sussiste nel momento in cui un'amministrazione non si prende le proprie responsabilità. Di fatto ci sono 5 persone che dovrebbero essere collocate sul territorio perché è inaccettabile il fatto che siano mandate in zona Ribibbia. Io già ve l'ho detto, già ho fatto intervista, c'è il morto, arriva il morto, arriva, c'ho un livido qui, da qui fino a qui io perché sapete. Io non so come devo fare, sto ospite da mia sorella, un po' da lei, un po' da un'altra e vado con il busto avanti e indietro. Se una può vivere a 70 anni, una malata, da capo ai piedi, io non lo so. Dite voi come devo fare, aiutateci, per favore, per carità, a tutti quanti, per piacere. Non si può.